Siamo dentro una palazzina occupata circa 15 anni fa per motivi abitativi e poi abbiamo pensato anche a restituire alla società anche un posto di incontri culturali e artistici. Quindi abbiamo pensato di costruire una biblioteca, visto che ci è stato donato tantissimi libri, partendo da 3.000 libri, siamo arrivati a 40.000 libri. Allora, qui abbiamo il reparto politica e saggistica, anche qui. Qui invece tutto fumetti per adulti. E poi abbiamo di qua arte, e là anche arte, poi fotografia, e qua cinema e teatro. E poi di là invece tutta questa sala qua, narrativa, letteratura, poesia, insomma. E queste invece che vediamo sono tutte opere tue. Sì, sono le prime che ho portato alla Biennale di Venezia nel 2022. Sono un amico di Aladin perché ho seguito negli anni la costruzione di questa biblioteca, che è una bellissima biblioteca con più di 40.000 volumi nel cuore di Centocelle, anche volumi molto belli, perché è piena spesso di opere d'arte, non solo quelle dello stesso Aladin, e perché penso che le istituzioni debbano farsene carico di questa storia. Ormai chiunque sa che c'è una cultura alternativa che ha usato le occupazioni nel nostro paese, che è grande cultura, che va protetta. Da luglio scorso 2023, purtroppo, ci è arrivata la notifica, la prima, che siamo oggetto a uno sfratto perché c'è una persona che ha comprato il palazzo. Abbiamo cercato di ottenere un dialogo con la proprietaria, solo che tramite l'avvocato suo hanno rifiutato qualsiasi dialogo. Perciò ci siamo rivolti verso le istituzioni, cioè il Comune di Roma e il Municipio, il Quinto Municipio, che si sono mossi immediatamente, insomma. Quindi stiamo cercando di ottenere un altro luogo che ci possono concedere a noi, dove possiamo fare il trasloco e portare tutto questo patrimonio raccolto in 11 anni a un'altra parte. Finalmente sono riuscito ad andare al BAM, questa biblioteca che si trova nel cuore di Centocelle, in via dei Cassani, una realtà di cui ne avevo sempre sentito parlare, però non ero mai, ripeto, riuscito ad andarci. Questa mattina ci sono andato con l'assessore alle politiche culturali del Comune di Roma, Michele Gotor, e ci siamo resi conto di persona di questa realtà che svolge un ruolo fondamentale nel quartiere di Centocelle, ma direi proprio nel quadrante est, un quartiere di Centocelle che è sprovvisto completamente di biblioteche o altre attività culturali simili. Quindi quello che è nostra intenzione è fare in modo che questa realtà culturale attualmente in una struttura privata rimanga, perché è fondamentale oltre come biblioteca anche come punto di incontro per tante realtà che svolgono cultura. Perché hai deciso di fare questa cosa? Tu sei un artista, diciamo, autonomo, Sì. non avresti bisogno di fare il bibliotecario, diciamo. No, però amo leggere tantissimo, quindi gli amici continuavano a regalarmi dei libri e io sopra, da occupante, ho solo una stanza. Quindi poi infine non sapevo dove metterli, sono arrivati talmente tantissimi che non sapevo dove metterli e non li potevo buttare perché mi piacciono. E quindi poi infine insieme ad altri amici e amiche abbiamo pensato perché non puliamo qua sotto, che era una discarica praticamente qua dentro questi locali, perché non lo puliamo e creiamo una biblioteca? E così è nato il tutto.